serata di solidarietà e musica a Grassano in occasione della manifestazione Buon Compleanno 18enne, organizzata dalla FIDAS, Federazione Italiana Associazione Donatori di Sangue, che ha puntato anche quest'anno sui giovani per promuovere la cultura del dono. Numerosi ragazzi che hanno affollato il palco allestito in Piazza della Libertà a Grassano, tra cui 30 abruzzesi giunti per una settimana di accoglienza e visita dei luoghi caratteristici della regione. Alla serata, condotta dalla giornalista Antonella Inciso, patrocinata dalla Regione Basilicata, sono intervenuti l'assessore regionale alle infrastrutture Innocenzo Loguercio, il sindaco di Grassano Vito Magnante, Antonio Bronzino, vicepresidente nazionale FIDAS, Flavio Zaini, presidente dei volontari abruzzesi del sangue, e la coordinatrice nazionale dei giovani Valentina Massa. La serata, dopo il classico taglio della torta, è continuata in una notte bianca, dedicata allo sport e alla musica. In regalo ai giovani festeggiati una litografia del pittore Franco Artese e per gli abruzzesi l'esperienza del volo dell'angelo e della magica Gran Cia. Abbiamo colto con favore questa iniziativa della FIDAS di Grassano, che diciamo così si è intersecata questa iniziativa con quella che era la volontà programmatoria della Regione Basilicata, del Dipartimento della Protezione Civile, di dare un ulteriore tangibile segnale di solidarietà organizzando un progetto di ospitalità. È proprio la metafora del dono del sangue, che il privarsi di un poco di sé per offrirlo agli altri, è stata questa accoglienza dei giovani dell'Aquila e un legame stretto che si vuole creare tra due comunità che hanno vissuto lo stesso dramma del terremoto. E la nostra comunità sentiva il dovere di essere vicina ai fratelli aquilani.